con Vincenzo Maione. Intanto partiamo da quanto c'è di soddisfazione per questo gol e arriviamo a 6 gol. Sì, per me, ma per un attaccante in generale, fare gol è sempre bello perché diciamo, noi siamo chiamati per fare quello. Poi sono ancora più contento perché comunque è arrivato il gol del 2-0, che diciamo abbiamo chiuso la partita, abbiamo portato 3 punti a casa fondamentali, però alla fine c'è da fare un complimento a tutti, mister, staff, squadra, che ogni giorno lavoriamo duramente e in campo si vede e stanno arrivando le soddisfazioni che meritiamo. Esatto, tra l'altro entrare subito e segnare dopo poco, cosa hai provato, se c'è una dedica particolare, e analizziamo poi la partita. Sì, magari non me l'aspettavo subito di fare appena entrato il gol, però è andata bene fortunatamente. E il gol lo dedico comunque alla mia famiglia, alla mia ragazza, che mi sono sempre stati vicino, mi hanno sempre aiutato, e ovviamente lo dedico anche alla squadra, che anche loro ogni giorno mi aiutano sempre per migliorarmi e per starmi vicino. In questo periodo cosa hai provato quando non arrivavano i gol? Diciamo è stato un periodo particolare, non molto bello, perché mancava da un bel po' di mesi e ripeto, per un attaccante il gol è fondamentale. Però alla fine ho sempre pensato che bisogna sempre allenarsi duramente, non bisogna mai arrendersi. Insieme alla squadra abbiamo lavorato anche su questo e quindi sono contento. Analizziamo la gara, il primo e il secondo tempo. Sì, il primo tempo devo dire che è stato comunque, diciamo che l'abbiamo giocata bene, è stato un primo tempo dove potevamo fare qualcosina in più, anche qualche gol in più, e loro non ci hanno impensierito più di tanto. Il secondo tempo era da aspettarselo, che magari loro spingevano di più, però siamo stati bravi a stare lì, a tenere la squadra compatta, e bravi a tutti. Per la prima volta c'è stato anche quel pizzico di fortuna che nel calcio è importante, perché loro hanno preso una traversa, 2 parate importanti di Pagnini. Sì, certo, alla fine quel poco di fortuna che arriva lavorando e ce la meritiamo. Ripeto, la difesa comunque, tutti i compagni sono stati bravi, Pagnini come al solito salva sempre delle situazioni importanti, delle parate importanti, quindi lavorando arriva anche un po' di fortuna. Diciamo che sta cambiando ormai la situazione. Sì, sta cambiando, però non dobbiamo accontentarci perché alla fine non abbiamo ancora fatto nulla, la strada sappiamo che è lunga, però nel frattempo le partite mancano ancora, sono sempre di meno. Quindi restiamo sempre con i piedi per terra e continuiamo a lavorare. I tifosi ancora una volta da grandi applausi, anche oggi erano sì, presenti i tifosi, numerosi. Non c'è niente da dire, ci sono sempre vicino nei momenti difficili, nei momenti belli, quindi c'è solo da ringraziarli e questa vittoria anche per loro.